passaggio, quello di Ken ad Allegri, veramente che sa di brio. Perché? Perché ragazzi, stasera la nazionale è tornata, voglio dire, nelle qualificazioni europee. Finalmente abbiamo iniziato il nostro cammino verso Euro 2020 e il nostro cammino, diciamo, è proseguito nella maniera migliore possibile, perché l'Italia ha battuto la Finlandia 2-0, a segno sono andati due futuri pilastri, secondo me, della nazionale italiana, come Barella e Ken. Barella veramente ha fatto un'ottima partita, Ken ha capitalizzato veramente la primissima occasione veramente pericolosa per far vedere a tutti di che pasta è fatto. Poi tra l'altro ragazzi, in questo breve video lasciatemi dire una cosa, oltre a salutarvi giustamente, prima della partita gli antijuventini si sono accaniti nei confronti di Ken, perché tutti quanti dicevano Mancini ha chiamato Ken solo perché della Juve, avrebbe dovuto chiamare Cutrone che era del Milan, perché Cutrone ha segnato 20 gol tra campionato e Coppa Italia. Ragazzi, bisogna anche vedere Europa League, adesso non ricordo, bisogna anche vedere le scelte di Mancini. E comunque il tecnico è un selezionatore, cioè il tecnico lo sa lui che cosa deve fare. E alla fine Mancini ha avuto ragione, perché Ken alla prima da titolare, gol, voglio dire, alla prima alla Juventus Stadium da titolare, gol. Quindi veramente Mancini ha avuto ragione quando in settimana l'ha chiamato predestinato. Quindi non c'è niente veramente da aggiungere. La prestazione dell'Italia, devo dire la verità, è stata positiva. Devo dire la verità, continuiamo ad essere sterili lì davanti, nel senso che abbiamo vinto 2-0, però mi sembra che l'attacco in relazione alle potenzialità che ha poteva veramente fare molto di più. In particolar modo Immobile lo trovo veramente, perdonate il gioco di parole, quasi, non lo so, immobile, nel senso non si muove, non si propone. Immobile della Lazio e Immobile della Nazionale sono due giocatori diversi. Sembra che con la Lazio giochi Immobile giusto, con la Nazionale vada in campo il fratello scarso. Entra Quagliarella in 30 secondi, è stato più pericoloso di Immobile praticamente di quanto Immobile abbia fatto in tutta la partita. Insomma, una cosa impressionante. Quindi è una cosa, secondo me, che va valutata. Poi ovviamente a me è piaciuta la difesa, che secondo me non ha corso rischi enormi, e mi è piaciuta una cosa dell'Italia, devo dire la verità, senza soffermarci troppo sui nomi, sulle prestazioni, mi è piaciuta l'aggressività che hanno messo questi ragazzi in campo, soprattutto nel primo tempo. Ho notato proprio un cambio di atteggiamento rispetto alle gare scorse che avevo, diciamo, che avevamo visto della nazionale, in cui avevamo detto sì, l'Italia cerca di fare possesso, però gli manca un po' di garra, ciarrua, direbbe Lele Adani, gli manca un pochino di aggressività. Mi sembra che invece stasera questa aggressività si sia vista. Sono veramente molto 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 euforico, proprio il caso di dirlo, per Moaz Ken. Veramente si merita tutto questo ragazzo, si merita questo e altro. Mi è piaciuto veramente molto, la prestazione al di là del gol è stata comunque positiva. Certo, a volte si è perso in alcune giocate personali, però mi sembra comunque che Ken abbia fatto una prestazione ottima, e come ho detto in apertura di video, è un segnale non solo alla nazionale italiana, perché è come se lui avesse voluto presentarsi in questo modo, ma è un segnale in generale alla Juventus, perché la Juve deve puntare su questo ragazzo, specialmente in questo finale di stagione, può dare qualcosina in più. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Ciao.